rapporto di Lega Ambiente sullo stato di salute ambientale dei 104 capoluoghi di provincia del paese regala qualche sorpresa anche alla nostra regione. Intanto la buona affermazione della città di Cosenza, che è in questa graduatoria dei migliori capoluoghi a livello ambientale, e Cosenza si piazza al 33° posto. Questo è un dato positivo del quale va dato atto al sindaco Occhiuto e alla sua amministrazione di aver lavorato in questi anni raddoppiare il sistema della differenziata e tanto altro. A questo dato positivo poi se ne aggiungono un altro paio negativi. Intanto Vibo Valentia si rivela come l'ultima città e Catanzaro si piazza al 99° posto, il che significa che lo stato di salute ambientale del nostro capoluogo di regione Catanzaro e della capoluogo di provincia Vibo Valentia si rivela uno stato ambientale pessimo. A questo punto sia Bramo da parte sua per quanto riguarda Catanzaro, sia il sindaco Costa si devono dare una mossa. Il sindaco Costa è ormai da circa 2 anni alla testa dell'amministrazione, deve in qualche modo dare segnali per migliorare la qualità ambientale di questa città, occhiello turistico tra l'altro della nostra regione. Dall'altro lato Abramo, che è ormai un veterano della pubblica amministrazione, il suo dato fa riflettere sull'andamento complessivo della qualità della sua azione amministrativa.